La legge regionale 690, correggendo e integrando la legge regionale 6687, istituì in tutta la regione Abruzzo 6 consorzi acquedottistici. Nel territorio della Valle Peligna fu costituito il consorzio acquedottistico Valle Peligna Alto Sangro CAPAS, trasformato successivamente in SAC SPA Servizi Ambientali Centro Abruzzo. SAC SPA, su un totale di 36 comuni del lato 3, gestisce il servizio idrico integrato in 27 comuni. Ad Alfedena fornisce acqua all'ingrosso, a Scontrone fornisce acqua all'ingrosso ed espleta il servizio di depurazione, mentre ad Anversa degli Abruzzi fornisce solo il servizio di depurazione. Attualmente il bacino geografico su cui opera SAC SPA è ricompreso nel lato 3 Peligno Alto Sangro e copre i seguenti territori: Valle Peligna, Alto Sangro, Valle Subequana, Valle del Sagittario. Si tratta di un bacino geografico con una morfologia prevalentemente montuosa, caratterizzata da collegamenti stradali critici che comportano pertanto difficoltà di gestione e manutenzione delle reti, incidendo notevolmente sui costi di gestione dei servizi. Le fonti di approvvigionamento di SAC SPA sono esclusivamente da acque sotterranee. Tra quelle sotterranee, quelle sorgentizie sono quelle che presentano le migliori caratteristiche di potabilità, tanto da essere utilizzate prevalentemente per gli acquedotti potabili. Il gruppo del Gizio è costituito da un fronte sorgentizio comprendente numerose emergenze variabili per portata che scaturiscono al piede del versante nord-est del Monte Genzana, nei pressi del centro abitato di Pettorano sul Gizio e precisamente all'interno del vallone denominato Santa Margherita, alla quota di circa 600 metri sul livello del mare. La portata media complessiva ammonta a circa 4.300 litri al secondo, di cui soltanto una minima parte risulta captata dall'acquedotto omonimo. La captazione della sorgente avviene mediante una galleria che, con un percorso di oltre 350 metri, raggiunge il massiccio roccioso, captando la sorgente in sede geologica realizzata dalla Cassa per il Mezzogiorno tra il 1968 ed il 1972. Mentre il secondo tratto di galleria fu costruito nel 1978 a causa dell'abbassamento del livello della falda intercettata con la prima galleria. La portata massima del canale di alimentazione dell'opera di presa era di 775 litri al secondo, di cui soltanto 330 litri servono l'acquedotto e la differenza viene scaricata nel laghetto Enel, sito nei pressi dell'opera di presa da cui origina il fiume Gizio. Negli anni 80, causa la forte siccità dovuta a più anni di mancate precipitazioni nevose, la sorgente si asciugò completamente, per cui fu necessario realizzare 3 pozzi per captazione di falde più basse e integrare la portata necessaria con 2 pompe sommerse nell'opera di presa del comune di Sulmona, che essendo a quota più bassa garantiva, nonostante la magra, un'eccedenza rispetto ai fabbisogni dell'acquedotto comunale per circa 60 litri al secondo. L'acquedotto del Gizio alimenta l'intera Valle Peligna, ovvero i comuni di Pettorano sul Gizio, Sulmona, Prato la Peligna, Rocca Casale, Raiano, Corfinio, Vittorito e relative frazioni, per un bacino di utenza di circa 42.000 abitanti. SACA SPA,
gestore del servizio idrico integrato, ai sensi del decreto legislativo 31 del 2 febbraio 2001, acque destinate al consumo umano, garantisce prelievi di campioni di acqua per analisi di potabilità almeno due volte al mese, sia in sorgente che in più serbatoi dei capoluoghi serviti dall'acquedotto, nonché lungo la rete di distribuzione dei singoli centri saniti. Provvede a fare analizzare periodicamente i campioni prelevati da laboratorio di fiducia accreditato ed autorizzato, fermo restando comunque il monitoraggio accorto e costante di numerosi altri parametri anche non prescritti dalla vigente normativa. SAC S.p.A. preleva la risorsa idropotabile direttamente dalle sorgenti naturali e pozzi ubicati all'interno dell'ambito territoriale ottimale gestito e la distribuisce a circa 55.000 utenti attraverso una complessa rete di adduzione e distribuzione lunga oltre 1.327 km. In un anno solare si stima un volume idrico erogato di oltre 8.500.000 metri cubi. Il laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche esegue costanti controlli sulla qualità delle acque distribuite, prelevando i campioni da analizzare sia direttamente dalle sorgenti sia all'interno delle reti di distribuzione. Nell'arco temporale di un anno, in osservanza al decreto legislativo 2 febbraio 2001 numero 31, vengono effettuati sulle acque distribuite dalla SAC S.p.A. i seguenti controlli. Acqua potabile. SACA S.p.A. effettua tramite il suo laboratorio convenzionato 532 prelievi su sorgenti, serbatoi e fontane. L'ASL ne effettua 120 su fontane pubbliche. SACA S.p.A. gestisce la qualità dell'acqua garantendola microbiologicamente fino al punto di consegna attraverso una serie di controlli costanti e settimanali. A questo vanno aggiunti i controlli eseguiti in parallelo dall'ASL locale, sempre in ottemperanza al decreto in vigore. Mensilmente vengono effettuati gli autocontrolli previsti dal decreto legislativo 152-99 e consistenti nell'esame di parametri analitici. I controlli ufficiali vengono effettuati dall'ARTA Abruzzo, Dipartimento di L'Aquila e ASL Sulmona L'Aquila Avezzano, con modalità previste nella convenzione in essere. L'acqua che esce dal rubinetto è potabile? L'acqua distribuita da SACA tramite pubblico acquedotto è sempre potabile. Il servizio interno, preposto ai prelievi in sinergia con il laboratorio, esegue analisi chimiche e microbiologiche in diversi punti della rete acquedottistica, dalle opere di captazione ai punti caratteristici delle reti di distribuzione. Inoltre SACA provvede alla clorazione dell'acqua all'origine in via preventiva al fine di garantire la disinfezione della stessa nel corso del tragitto della distribuzione. L'acqua del rubinetto può quindi essere consumata sia ad uso potabile sia nelle preparazioni alimentari con estrema tranquillità. Ricordiamo sempre che è un'acqua idonea al consumo umano.